Jens Kajuste sarà un nuovo giocatore del Napoli? E scrivete qua sotto nei commenti. Qual era la sua squadra prima di arrivare a Napoli? Ciao amici di YouTube, qui con voi è Sciale Boom. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi, che buongiorno che abbiamo avuto dalle testate giornalistiche, da Gianluca Di Marzio, da Fabrizio Romano, da Calcio Napoli 24. Caro chef Franco, il Napoli, buongiorno. Buongiorno ragazzi. Il Napoli ha preso il centrocampista, ha preso il vice Anguissa, questo calciatore svedese, Jens Kajuste. Sono sorprese che all'improvviso. Sono sorprese. Stavo prendendo il caffè alle 10. Papà, il Napoli ha preso un centrocampista. E chi cazzo? Esatto. Allora, come è stato per Nathan? Non mi vedi se lo saccio pronunciare. Vediamo, vai. Jens Kajuste. Kajuste. Boh, non lo so come si pronuncia, ragazzi. Però questo calciatore svedese è strano, oggi farà le visite mediche. Come per Nathan, che all'improvviso in un paio di ore si è praticamente svolta l'operazione dal Brasile al Napoli, qui dalla Francia, dalla Ligue 1, dal Reims, questo calciatore oggi farà le visite mediche. Il Napoli sta prendendo giocatori sconosciuti, come l'anno scorso, magari ci va bene anche. Vabbè, quest'anno. Sconosciuti come l'anno scorso. Ma chi si chiesa così, no? Ma perché Paraschelli e chi mi sapeva? Cioè, ma ragazzi, non voglio contro Napoli, lo sapete. Io sono amante del Napoli, lo seguo da 40 anni. Ma è normale che noi campioni d'Italia stiamo pigliando nomi sconosciuti, ma pure se sei in banchina. Ma potessi pure che mi sbaglio. Ma su Gianno Castel. Ma chi cazzi è? Ma l'hai pronunciato benissimo. Questo è uno sfogo mio, ma mi sono nervosendo, mo. Ma facetemi vorrei pure un nome abbastanza competitivo. Ma scusami, è un vice, è il vice di Anguissa, ma cosa ti aspetti? Ma vogliamo parlare di questo Napoli? Che sta succedendo? Cosa ti aspetti? Cioè, fammi capire. Paraschelli e chi mi sapeva? Chi mi si sapeva più o meno ma il nome? Chi lo conosceva, fa? Chi? Io non sono d'accordo su di te. Bisogna sempre vedere il campo. Come la stessa cosa che il stesso discorso abbiamo fatto con Nathan Sosa. Bisogna vedere il campo, che dice. Bisogna vedere con Napoli cosa fanno. Guarda, cazzo, a me guarda, succedendo una missa. Mi piace. Ah, boh, ti piace, ma tu non conosci neanche. Secondo io me io già l'ho visto. 12 milioni di euro, cioè c'era molto di meglio. Come vice? Anche sa? Come sostituto, cioè tu puoi pagare un giocatore con lo Celta Vigo là, con... Ma non è il sostituto di Anguissa. Non è il sostituto di Anguissa. Questo ragazzo può fare il sostituto di Lobotka. Oppure allora Demme se n'è andato. No, è perché io l'ho visto giocare. È un mediano. Mediano, okay? Sì. Con i piedi buoni. Mediano. Quindi secondo me può giocare anche al posto di Lobotka. Non so che fine farà Demme, sinceramente. Demme è ancora un giocatore del Napoli. Numericamente è il sostituto di Dombele al posto di Anguissa. Quindi è il sostituto di Anguissa. Questo è numericamente parlando nella rosa del Napoli. Io piccolo sfogo, perché poi questi giocatori ne conosco nemmeno allora... Ma neanche io li conosco, cioè... Però non dobbiamo fare l'errore dell'anno scorso di dare giudizi affrettati. Io non lo conosco, sembra essere un buon centrocampista, vi dico la verità. A differenza di Nathan, questo mi ha fatto subito una buonissima impressione. Reims giocava. Ha giocato nel Reims l'ultima stagione. È un classe 99, calciatore svedese, appunto nel Reims. E ha giocato anche nella nazionale svedese. 77 kg per un 1,88 m di centrocampista, quindi quasi 1,90 m. Abbastanza alto. Lui ha giocato nell'Orgite, ha fatto 14 presenze dal 2016 Midland. Al 2018. Ha giocato nel Midland dal 2018 al 2022. Sì, la squadra che mi ricordo. Tu la conosci, Midland. E poi ha giocato nel Reims nel 2022 facendo 39 presenze e 5 gol. Quindi l'anno scorso praticamente ha giocato nella Ligue 1. Qui caratteristiche tecniche ci dicono che è un mediano abile a giocare box to box, abile a recuperare palloni, come nei lanci per i compagni, con cui scade le difese avversarie. Molto bravo a eludere il pressing degli avversari, dispone di buone tecniche e cerca spesso di giocare semplice. Io credo che il Napoli è andato a cercare proprio le caratteristiche simili a quelle di Anguissa, perché Anguissa è fisico, recupera palloni, ma Anguissa, signori, è anche bravissimo tecnicamente. Anguissa mo le prime due o tre partite non giocherà. Ne dobbiamo vedere, perché è anche infortunata Anguissa. Giocherà... Magari gioca lui, non lo so, chi lo può sapere. Comunque siamo oggi a 9 agosto e oggi dovrebbe fare anche le visite mediche, appunto notizie inaspettate. Io mi chiedo come Napoli possa, cioè come il presidente, come la società nasconde tutto con Nathan, che si è saputo all'ultimo. Secondo in un paio me d'ore, anche Kajuste. Vabbè, ma subito. Vabbè, ma anche i giornalisti penso che dovrebbero essere informati un po' prima, cioè non è che il giocatore non l'hanno visto già l'hanno visto da parecchio tempo. Esatto. E poi l'informazione esce subito. Una presa a qua si compro un giocatore subito, cioè visite non è mediche, che avvisano prima. No, come le altre squadre. Sì, non come altre, però tornando al discorso di prima su Gabri Veiga, su Cupo Miners, sono giocatori che a Napoli piacciono.
facile. Cup Miners, diciamo che è un po' difficile come operazione, perché l'Atalanta lo ritiene incedibile, chiede 60 milioni di euro, che secondo me sono troppi. Sono troppi, l'Atalanta ha rotto le scatole. Ha fatto i coglioni. 8 gol, 9 gol, 80 milioni di euro. E poi ci parla. Comunque, però, piace il profilo Gabri Veiga, giocatore del Celta Vigo, di una tecnica, di un'affinità assoluta. Il Celta Vigo chiede a Napoli di pagare la clausola recessoria di 40 milioni. Il Napoli ha offerto 30 milioni di euro. Secondo me si può arrivare a una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Cioè, questo sa significare che Zielinski se ne va. Questo sa significare Zielinski se ne va. Però magari ne parleremo in un prossimo video. Parliamo di Jens Kajuste. Chi è Jens Kajuste? Io vedo su Calcio Napoli 24 che è stato il primo a pubblicare l'articolo. È appunto un centrocampista difensivo, come detto prima, di origini statunitensi, nato in Svezia, a Göteborg, nel 1999. Nonostante la giovane età, ha già maturato una discreta esperienza europea, avendo giocato alla Champions col Midland. Il Midland penso che è una squadra di Champions. Ha militato in diversi campionati, tra cui quello svedese e appunto quello danese. Partecipato alla vittoria del campionato e alla vittoria di una Coppa di Danimarca con la maglia del Midland. Il suo punto di forza è sicuramente la fisicità, in mezzo al campo, che gli consente di recuperare tanti palloni. Tecnicamente può ancora crescere nella pulizia del passaggio, così come dal punto di vista tattico. Tra le sue prerogative ci sono le incursioni palla a piede in area di rigore. Io sono molto curioso di sapere se lo scout del Napoli, se la società del Napoli lo seguiva già ai tempi di Giuntoli, già ai tempi di Anissa, magari lo seguono già da tempo e il Napoli ha deciso di fiondare il colpo. Il Midland lo acquistò nel 2018 per 170.000 euro dagli svedesi del Orghite ed è stato venduto poi a Reims per ben 10 milioni di euro. Il Napoli, ragazzi, se volete sapere, lo ha acquistato per una cifra intorno ai 12 milioni di euro, con contratto, se non sbaglio, fino al 2028. Da gennaio poi 2022 si trova in Ligan, dove è stato essere messo in disparte proprio dal club danese, che voleva vendere una sessione estiva e non in quella invernale. Dopo 6 mesi praticamente buttati, Kajuste ha ripreso nuovamente la sua crescita, diventando un calciatore importante per il Reims. L'Italia sembra essere nel suo destino diverso da tempo. In passato è stato accostato a Milan e Torino, senza però riuscire mai ad approdare in Serie A. Chissà non sia la volta buona adesso con il Napoli. E in effetti è la volta buona con il Napoli, perché oggi svolgerà le visite mediche e sarà il nuovo calciatore del Napoli. Voglio vedere un po' come gioca. Vogliamo vedere un po' come gioca. Lui in Liga comunque ha fatto 31 partite e ha anche segnato 5 gol. Però prima di vedere il video facciamo sempre lo stesso discorso. Loro lo sanno meglio di noi, la società sa meglio di noi, quindi bisogna avere fiducia. L'anno scorso abbiamo visto che comunque, come detto prima, i vari nomi, Kim, Kvaratskhelia, nessuno li conosceva, ma si sono rivelati giocatori spettacolari. Allora, vediamo un po' questo centrocampista. Eccolo qui, Kajuste. Subito palla a piede, subito filtrante per l'attaccante. Il Reims, io non lo so che posizione ha fatto quest'anno, sinceramente. Io non seguo la Liga, a parte il Paris Saint-Germain. Qui vi dico la regia, tredicesimo posto. Una squadra di metà classifica. Comunque la Liga non è che sia tutto sto campionato. Qui lo vediamo anche, è comunque il ruolo mediano, ragazzi. E secondo me nel 4-3-3 dei piedi non c'è male comunque. Esattamente, dei piedi non c'è male. Lanci. Anche come conduzione di gioco, sì. Come conduzione palla, conduzione di gioco, tempi di lettura. Quando ripeto, Bordassi è così. Noi uno sfogo, poi Newton ha manato un discorso Ha messo centrocampista, già mi piace. Ti dico la verità, mi dà l'impressione di essere un grande centrocampista, un ottimo giocatore. Dai piedi buonissimi, ma anche bravo fisicamente. Guarda che bei lanci. Guarda che bei lanci. Alternanza con Lobotka? Giocatore duttile, secondo me. Giocatore che puoi mettere in tutte le posizioni. Non è che è stato pagato poco, 12 milioni di euro. È una cifra. È una bella cifra, Per un panchinaro, tra virgolette. Vabbè, ma giocherà, sì, di sicuro. Giocherà in Coppa Italia. Giocherà perché abbiamo diverse competizioni. Assolutamente. Allora, in questo video stiamo vedendo molti lanci. Questa cosa mi piace molto. Vedi anche come... Oh, a me mi dà l'impressione di Anghissà. Assomiglia molto. Devo essere sincero. Non ci scordiamo quando è arrivato Anghissà. Che squadra giocava in Inghilterra? Giocava nel Fulham Anghissà. Fulham, sì. E nessuno conosceva. Nessuno conosceva. È uno dei centrocampisti più importanti della Serie A. Dobbiamo dirlo. Oh, bravo. Destro e sinistro. Hai capito. Stu Kajuste, che ce tene. Molto interessante come per... Wow, aiù. Se riusciamo a prendere Gabri Veiga. Allora... Io sono di questa opinione, poi magari ne parleremo, come detto prima, in un prossimo video. Zielinski con tutto il cuore, giocatore di altissima qualità, uno dei migliori centrocampisti, però a 29 anni, se arriva l'offerta giusta, oggi il Napoli deve accettare. Si sta parlando dell'Arabia Saudita, si arriva Gabri Veiga,
classe 2002, 21 anni. Aiù, secondo me facciamo il colpo. Facciamo. Poi bisogna vedere anche chi resta. Il colpo non lo fa il primo anno, dal mio punto di vista, sì. E lui invece? Questo qua? Cajuste, secondo te, quante partite può fare? Quanti? Ti posso dire, io all'inizio tu lo sai, io sono sempre un poco più criticatore di te. Tu sei molto più diffidente. Ti posso dire, vedendolo alle giocate, che poi ogni giocatore... Ti posso dire che piace, a me piace. Poco, da sprucare mi sbaglio, Partite secondo me ne farà. Spero che non sia nessun infortunio per il Napoli. Però lo vedo... Bello, grintoso. Ma bravissimo, Com'è che proprio si riacquistava, veramente. Ma è veloce. Conduzione palla, nei movimenti è bravissimo. Guarda, personalità e tempo. Personalità al centrocampo. Personalità al centrocampo. Bravissimo. Personalità. E questa è la parola giusta, esattamente. Io lo sapevo, gliela davo filtrando. Bravo. Bello, mi piace. Bello mediano comunque. Bello mediano, bello centrocampista. Oddio. Io lo sto vedendo come vice Lobotka in questi highlights, in questi video. Però per la fisicità e per la conduzione e personalità che mette in campo può fare anche... È il vice Anguissa. È il vice Anguissa. Diciamo di sì. Ci sta. Torno a ripetere una volta. Noi ogni giocatore che vediamo qui sopra, per noi giocano tutti bene. Sono però sempre... dall'apparenza, stile Anguissa, può fare il vice di Anguissa e può fare anche, secondo il mio punto di vista, come abbiamo visto che gioca, sì. Milan può fare tante partite nel Napoli. Vero. E poi, anche... secondo me, non ci hanno visto così, ci voleva. Per tutto rispetto per Demme, per carità. Però si vede che è un'altra storia, è un centrocampista di qualità. Più qualità. Il video finisce qua. Grazie mille per la visione, mi raccomando, lasciando un bel like, iscrivetevi al canale. All'inizio non l'ho detto, però iscrivetevi al canale, che siamo vicini ai 500.000 iscritti. Posso dire una cosa? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Da 1 a 10 quanto ti piace, veloce? 8 e mezzo. Uguale? 8 e mezzo. Mi piace. Fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di Cajuste. Da me, da Chef Franco. Ciao ragazzi, sempre Forza Napoli. Il prossimo video è sempre solo Forza Napoli, perché non vi scordate, Canuio sempre più forte. Ciao. Ciao.